Il re, la Figaro ed il pentolaio. Uno degli antichi sovrani boemi, re Venceslao, si preoccupava molto della gente comune. Era solito, travestito da mendicante, attraversare le vie della città di Praga per ascoltare cosa i suoi sudditi dicessero di lui. Una volta arrivò così fino al fiume. Lì vide uno splendido cigno che nuotava in un meandro e con interesse seguì come questo si appropinquasse al terrazzo della casa sulla riva. Sul terrazzo uscì una splendida fanciulla che diede da mangiare al cigno. Il re si mise a parlare con lei. Lei si presentò come Susanna e lo invitò a casa sua. Dentro la casa c'era uno splendido profumo. C'erano molte ciotole, caraffe ed altro grande pentolame, prodotto dal fratello di Susanna, Jacob. Susanna le usava per conservarci piante officinali, saponi e creme. Ed i vasi più grandi li usava per l'acqua, poiché era Figaro delle terme cittadine. Ebbe pietà del re vestito da mendicante, gli fece il bagno, gli lavò i vestiti, gli tagliò la barba e gli diede tutte le cure come fosse un ricco borghese. Nel frattempo si lamentava dell'onere delle tasse che doveva sopportare, perché gli esattori se ne tenevano una parte per sé. Jacob rincarò la dose, lamentandosi del pessimo comportamento nei loro confronti. Venceslao ascoltava con attenzione, poi ringraziò e se ne andò. Quando poi Susanna ripulì il tavolo dalle ciotole, sotto una di queste trovò con sua grande sorpresa due monete d'oro. Il re decise di punire gli esattori e di togliere i loro diritti. Questi non lo vollero accettare e si accordarono con i nobili scontenti, poiché anch'essi, dopo un intervento reale, persero i loro guadagni illegali. Una volta, quando Venceslao era di ritorno dal castello di Jebrak, alla sua sede praghese fu circondato da un gruppo di armati. Lo rapirono, chiedendogli di cancellare questa legge e di abdicare di fronte al Consiglio della Nazione. Il re trascorse lunghe giornate in uno stanzino buio e sporco, perché lo volevano obbligare a firmare l'abdicazione. Era il periodo dei maggiori caldi estivi e quindi il re chiese ai suoi carcerieri di potersi recare alle terme e di lavarsi prima di doversi presentare al Consiglio della Nazione. Accettarono, ritenendo la sua volontà oramai piegata. Le guardie più robuste e capaci lo accompagnarono alle terme sulla Moldava, che controllarono con grande attenzione. Se ne prese cura la Figaro Susanna con Jacob, che riconobbero immediatamente chi fosse il mendicante di quella volta. Gli prepararono il bagno più profumato, ma il re chiese loro di aiutarlo a riparare quell'ingiustizia. Quando le guardie bussarono alla porta, imponendo al re di terminare il bagno e di uscire, Jacob ebbe un'idea. Prese dei pezzi di stoffa con i quali si preparavano le vasche, li strappò e li legò. Poi prese il sapone, lo spalmò sul pavimento ed infine versò sulle pietre infuocate nei cesti dell'acqua per fare in modo che la stanza fosse piena di un denso vapore. Susanna portò velocemente fuori il sovrano sulla terrazza sul fiume proprio mentre gli armati stavano facendo irruzione. Il vapore li rese ciechi ed in un attimo caddero tutti sul pavimento. La parrucchiera calò le lenzuola sulla superficie del fiume dove era ancorata una barchetta. La spinse lontano dalla riva mentre sul terrazzo arrivò il primo degli armati e le puntò addosso la balestra. Fu in quel momento che un grande cigno gli coprì la vista e spaventò tutti gli uccelli che si trovavano sul meandro del fiume. Si levarono in volo interi stormi, impedendo agli armati di lanciare le frecce contro il re. Il re arrivò al consiglio in tempo e fu così che coloro che lo vollero punire per la sua nobiltà d'animo finalmente finirono nelle buie prigioni. Ricambiò riccamente Susanna e suo fratello Jacob. Sul luogo delle loro casupole fece costruire per Susanna una casa termale e nominò Jacob maestro della congregazione dei pentolai, dandogli come ricordo, nel simbolo, un cigno. L'onestà e la giustizia appartengono alla pulizia dell'anima, necessaria tanto quanto la pulizia del corpo. Questo valeva allora e vale ancora oggi.